Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi vedremo insieme come sfruttare i servizi REST API all'interno di Alteryx. Se vi siete connessi e state seguendo questo webinar, probabilmente o conoscete già che cosa sono le REST API, sapete già implementarle in altri strumenti e volete capire come poterle implementare anche all'interno di Alteryx, o magari al contrario, sapete utilizzare Alteryx, siete già esperti utilizzatori di Alteryx, ma non avete magari in mente molta idea di che cosa siano le API e come si possono implementare all'interno di Alteryx, però magari all'interno dell'azienda avete dei servizi che sfruttano queste tecnologie e vorreste capirne un po' di più. Prima di tutto, che cosa sono i servizi API? API è l'abbreviazione di Application Programming Interface e sono praticamente dei set di definizioni e protocolli con i quali vengono realizzati e integrati alcune tipologie di software applicativi. Di solito consentono a differenti prodotti basati sul cloud di comunicare con altri servizi o prodotti. Quindi immaginatevi un po' come dei database che non sono i classici database SQL che siamo abituati a interrogare tutti i giorni. Solitamente sono applicativi che sono già sul cloud, risiedono già sul web, CRM, sono di solito quelli più utilizzati e che non essendo dei veri e propri database SQL non possono essere interrogati come li interroghiamo tutte le volte i nostri database. Per cui per questi servizi vengono predisposte una serie di URL che vengono chiamati endpoint, che se vengono scritti in una determinata maniera ci restituiscono un determinato set di dati o ci danno la possibilità di fare un determinato set di operazioni. Un esempio molto semplice, ad esempio abbiamo Salesforce, CRM conosciutissimo che sta tutto sul cloud. Abbiamo i servizi di Google Map, Google Direction. Abbiamo la necessità di dover avere all'interno del nostro CRM, all'interno del nostro Salesforce, per ognuno dei nostri account, anche avere i valori di latitudine e longitudine, perché vogliamo fare delle analisi geografiche basate su mappe. Potremmo pensare di sfruttare i due endpoint API che mettono a disposizione entrambi i servizi e fare ad esempio magari un flusso che parte con una richiesta all'interno di Salesforce dei soli account per i quali la latitudine e la longitudine sono nulli, quindi dove mi manca l'informazione, estrapolare quali sono questi account e in questo caso anche l'informazione che poi voglio andare a interrogare dentro Google Map, che sarà l'indirizzo. E sfruttare questi due elementi che ho recuperato per utilizzare l'endpoint del secondo servizio e fare una richiesta in cui do un indirizzo scritto proprio in stringa di testo e lui mi restituisce la latitudine e la longitudine. Una volta recuperate latitudine e longitudine, posso utilizzare un altro endpoint di Salesforce, questa volta per andare ad aggiornare un contatto e andare a inserire le informazioni che mi servono. Di fatto, quindi, gestire delle API non vuol dire nient'altro che costruire delle URL che tipicamente sono composte da dei valori fissi, quelle che vediamo in nero scritte in questi esempi, e dei valori invece variabili, quindi in cui dovremo andare noi a mettere gli elementi. La cosa bella e brutta allo stesso tempo di queste REST API è che in realtà, come potete vedere dall'esempio di Salesforce e quello di Google Maps, non esiste un vero e proprio standard, il che è molto interessante dal punto di vista di chi sviluppa queste API, perché non avendo dei paletti, delle restrizioni, di fatto può praticamente sviluppare qualsiasi cosa. È un pochettino meno bello per noi utilizzatori finali perché di fatto non esiste praticamente mai un'API uguale all'altra. Tendono ad avere tutte delle piccole differenze, però diciamo che una volta che si capisce qual è il concetto base che sta al di sotto, si riescono a interpretare e utilizzare tutte queste API.
Quindi di fatto quello che noi dovremo fare sarà creare delle URL che sono composte da parti fisse, alcuni pezzi invece di parti dinamiche, e devono essere passate tramite al servizio che ci sta sotto. Solitamente si usano degli script e tool di scripting come Java, JavaScript, Python, Node.js, questi che vediamo elencati qui sono i più comuni, i più utilizzati. Però per poter utilizzarli bisogna essere capaci di utilizzarli e si tratta di veri e propri linguaggi di scripting che magari non sono proprio semplicissimi da imparare, tanto più se magari siamo autodidatti e vogliamo provare a imparare da soli. Ed è proprio qui che, diciamo, entra in gioco il nostro coltellino svizzero dell'analista Alteryx. Grazie principalmente a quattro tool, che sono il Download Tool, il Formula Tool e il JSON o l'XML Parse Tool, che adesso nelle prossime slide andremo un po' a vedere nel dettaglio, saremo in grado di creare queste URL e passarle al servizio sottostante, ricevere la risposta che ci viene data e trasformarla in formato tabellare. Partiamo dai primi due, Formula e Download Tool. Il Formula Tool, per chi non conoscesse gli strumenti di Alteryx, è un tool che ci permette di creare delle nuove colonne o eventualmente di sovrascriverle e ci permette di fare delle formule, formule condizionali, if e case, formule di stringhe basate su stringhe di testo per manipolare, concatenare testi, formule matematiche, algoritmi finanziari, formule per calcolare e maneggiare le date, oppure anche per creare oggetti geospaziali. Quindi, ad esempio, vedete in questa screenshot che abbiamo a sinistra, il Formula Tool è stato utilizzato per creare l'endpoint che serve per richiedere a Google Map il geocoding di un indirizzo. Il secondo tool invece è il Download Tool, che ci serve proprio per inoltrare le nostre richieste HTTP o HTTPS, come potrebbero essere proprio gli endpoint di un'API, ma che può essere banalmente utilizzato anche per scaricare file da un ambiente FTP o scaricare tutto il codice HTML di una pagina per andare a fare web scraping. E questo tool, oltre a permetterci di inoltrare richieste HTTPS, o HTTP ci permette anche di gestire dei headers e dei payload. Nella screenshot vediamo dei payload di tipologia get, post, put, delete. Questi sono forse probabilmente l'unica struttura abbastanza fissa in tutte le API. Solitamente le richieste di tipologia get vengono fatte per interrogare questi database online e quindi avere indietro delle informazioni. Le richieste di tipologia post vengono fatte solitamente per creare dei nuovi contenuti. Le tipologie put vengono utilizzate invece per aggiornare o sostituire degli elementi. Delete invece cancellare. Quindi, ad esempio, se ritorno all'esempietto che avevamo fatto all'inizio, questa prima richiesta di contatti per cui manca il valore della latitudine sarebbe stata una richiesta di tipologia get, perché sto interrogando. Anche l'endpoint per la richiesta di latitudine e longitudine è una richiesta di tipologia get perché sto interrogando il database delle longitudini. L'ultimo endpoint per aggiornare un contatto sarebbe stata una richiesta di tipologia put perché stiamo andando ad aggiornare qualcosa che già esiste. Come vedete dalla screenshot esiste anche la possibilità di creare dei payload customizzati. Questo perché è vero che queste quattro sono quelle che più o meno vengono utilizzate all'interno di tutte le REST API, ma spesso e volentieri capita che i programmatori creino e si inventino dei payload che, diciamo, non sono tra quelli considerati standard, e questo custom ci permette praticamente di gestire qualsiasi tipologia di payload venga richiesta. Gli altri due tool sono il JSON Parse e l'XML Parse, che ci servono per semplificare la lettura di un formato JSON o di un formato XML, che sono i due formati con cui tipicamente le API ci restituiscono informazioni, e ci permettono all'interno di Alteryx di trasformare queste stringhe di testo, che nel caso del JSON, vedete, sono praticamente dei dati, in cui la struttura gerarchica della colonna padre-figlio viene stabilita tramite le parentesi graffe e le parentesi quadre e i due punti,
mentre nell'XML abbiamo l'apertura e la chiusura di veri e propri tag, e ci facilitano nel gestire questa struttura, capire come è fatta e ritornare ad avere un formato puramente tabellare. Andiamo adesso a vedere tre use case sviluppati direttamente all'interno di Alteryx. Il primo riguarda il tasso di cambio. Abbiamo dei dati di vendita che sono dati con delle valute differenti, perché sono stati fatti da negozi che risiedono in stati diversi. Stiamo analizzando i dati oggi, che è il 12 di giugno. La domanda che dobbiamo farci è: ok, ma il 7 febbraio del 2018 quanto valeva la sterlina inglese? Ok, i tassi di cambio più o meno sono sempre uguali, fluttuano, salgono, scendono, uno potrebbe anche dire vabbè, uso il tasso di oggi e la facciamo corta, però in realtà se vogliamo fare un'analisi accurata, quello che dovremmo fare sarebbe magari informarci all'interno dell'azienda se esiste una tabella con i dati di cambio. Sicuramente io non ne ho accesso perché non ce l'ho tra le tabelle che posso effettivamente vedere nel tool che sto utilizzando per fare l'analisi che sto facendo. Magari esiste, non esiste, chissà chi devo chiedere, e una volta che avrò chiesto, chissà quanto ci metteranno a mettermela a disposizione. Sfrutto un'API, in questo caso gratuita, che si chiama ExchangeRateAPI.io, per andare proprio a recuperare queste informazioni. Questa API, come potete vedere, ha una documentazione sul proprio sito web, permette di andare a fare diverse tipologie di interrogazioni, avere tassi di cambio storici a partire dal 1999, andare a richiedere, utilizzare anche, implementare dei parametri all'interno della URL, ad esempio per andare a vedere quali erano i tassi di cambio in un determinato range di tempo, oppure anche in un determinato range di tempo esplicitando anche qual è la valuta che mi interessa andare ad analizzare. Quindi vedete, abbiamo tutti gli endpoint necessari per recuperare le informazioni. Ovviamente in questo caso si tratta di un servizio gratuito, quindi vabbè, l'attendibilità potrebbe lasciare il tempo che trova, e se vogliamo fare delle analisi certe sarebbe magari il caso di utilizzare un servizio a pagamento, però volendo esiste anche questo servizio almeno finché durerà. E quindi all'interno di Alteryx quello che noi possiamo fare, ad esempio partendo da questo input in cui abbiamo l'order ID, l'order date, la country, il prodotto, il nome del prodotto, il profitto che ci ha fatto guadagnare e la currency, potremmo, vedete, partire ad esempio suddividendo quei valori che sono già in euro, quindi in realtà non ho bisogno di andare a interrogare all'interno del servizio, questo per risparmiare, diciamo, chiamate verso il servizio. Per quelle che invece non sono in euro, possiamo andare a costruire l'endpoint che ci serve, che in questo specifico caso sarà proprio l'historical exchange rate per una specifica valuta. Quindi noi potremmo utilizzare questo endpoint che vuole come modalità la get e costruire una URL che abbia praticamente tutta questa prima parte fissa. Poi avremo il parametro start at, in cui possiamo andare a mettere la data del nostro order date. In questo caso anche l'end at sarà sempre la data del nostro order date, perché ci interessa il tasso di cambio non per un intero periodo, ma solo per un singolo giorno. E poi potremmo anche andare a mettere in modo dinamico le tre lettere della currency, quindi del simbolo. Quindi ci sarà una parte prima di preparazione del dato, ad esempio qui andremo a fare una group by in base all'order date e alla currency,
Questo perché se anche avessi fatto 10 acquisti lo stesso giorno in sterline inglesi, il valore che mi restituisce è sempre lo stesso, quindi la richiesta la faccio una volta sola. E poi vedete, con il Formula Tool possiamo andare a creare la nostra URL. Quindi abbiamo 20 righe di dato, andremo a costruire una URL che ha delle parti fisse, che sono queste parti che vedete in colore verdognolo, e potremo andare poi a inserire in modo dinamico il valore di start at utilizzando l'order date, il valore di end at utilizzando sempre la nostra order date e il simbolo che arriva direttamente dalla colonna currency. Quindi abbiamo creato praticamente 20 URL diverse che verranno in batch passate al download tool, e il download tool passerà questa informazione al servizio. Infatti vedete, subito dopo abbiamo il download tool in cui gli diciamo di utilizzare il valore che trova nella colonna URL, che è quella che abbiamo costruito apposta. In questo caso abbiamo disabilitato l'opzione di andare a codificare il testo della URL. Questo perché solitamente il browser web, quando noi digitiamo un indirizzo che contiene ad esempio degli spazi, degli slash, degli underscore, ci pensa lui automaticamente a convertire questi valori nel rispettivo valore codificato. Per alcuni siti web è necessario chiedere ad Alteryx di fare questo replace al posto nostro, in questo caso non è necessario. E come output gli chiederemo di darci il risultato in una stringa di testa che verrà letta all'interno del flusso stesso. Il tool ci risponde con una colonna download headers in cui possiamo andare, diciamo, a controllare se è andata a buon fine oppure no la nostra richiesta. In questo caso vediamo tutti 200 ok, quindi vuol dire che non ci sono stati particolari errori. E sotto download data, vedete, abbiamo proprio la risposta che il servizio API ci dà. Quindi in questo caso è in JSON, abbiamo il macro gruppo rate che è suddiviso in tre colonne che sono start at, base, euro, quindi abbiamo chiesto la sterlina rispetto all'euro, e la colonna end at. Ora, gestire queste stringhe in JSON non è proprio semplicissimo, ma per fortuna all'interno di Alteryx, sotto la tab dei developer, abbiamo un tool che si chiama proprio JSON Parse e ci permette di leggere in modo facilitato queste stringhe JSON. Quindi subito dopo andiamo a collegare il JSON tool, dovremmo solo dirgli qual è la colonna che effettivamente contiene il testo in formato JSON, e quello che farà il tool sarà praticamente andare a crearci questa struttura suddivisa in JSON name e in JSON value string, in cui abbiamo praticamente la suddivisione in colonne e valori della colonna. Quindi potremo andare a splittare sul punto il testo che abbiamo dentro JSON name e poi utilizzare il crosstab per ribaltare le nostre righe in colonne e avere quindi le nostre tre colonne con la currency, scusate, il base, l'end at, lo start at e il valore del rate. Una volta recuperate queste informazioni, possiamo unirle al nostro flusso iniziale per andare praticamente a appendere qui sulla destra il valore dell'exchange rate che abbiamo recuperato. Lo facciamo tramite una join che ci permette di fare una sorta di vertical lookup, andando ad abbinare le righe in base alla data dell'ordine e alla currency. Dopodiché possiamo andare con il Formula Tool a dividere il valore del profitto per il valore del nostro rate. In questo caso stiamo sovrascrivendo direttamente la colonna del profit. Avremo quindi ottenuto le nostre valute convertite, le possiamo unire tramite la union, quindi appendere le due tabelle una sotto l'altra, utilizzando anche quella parte di dati che già era in euro e che avevamo, diciamo, escluso dall'API,
e ritrovarci quindi il nostro set di dati completo, tutto convertito in euro, per andare a fare effettivamente delle analisi che siano coerenti. Il secondo esempio che andremo a vedere invece è un esempio di come recuperare dei dati geografici e utilizza un'API che si chiama geonames.org, viene messa a disposizione proprio dal sito geonames.org e a differenza di quella precedente è completamente gratuita, ma richiede all'utente di essere iscritto, di fare una richiesta per essere abilitato all'API. E quindi, come potete vedere nell'esempietto che abbiamo sotto, all'interno della URL dovremmo andare anche a concatenare lo username della persona che sta facendo la richiesta. Questa username demo è uno username, un parametro che si può usare giusto per fare due prove e vedere come funziona l'API. Poi, dopo un paio di richieste consecutive, viene bloccato per tot minuti, quindi non si può pensare di utilizzarlo per fare un flusso di dati continuo. E in questo caso, nel nostro database, sotto la colonna state, abbiamo il valore della città, anziché quello effettivamente della regione. Questo perché abbiamo un altro automatismo all'interno dei nostri dati, che se il campo state è vuoto, ricopia quello che c'è dentro la città, giusto per non lasciare il campo bianco. Quindi potremmo ovviamente scaricare dal sito Istat l'elenco di tutti i comuni italiani, risalire a qual è la regione tramite una join, però dovremmo farlo tramite proprio la stringa di testo della città. E quindi andremo incontro a problemi di apostrofi, accenti, città che hanno il nome formato da più di una parola suddiviso dallo spazio, o magari dal meno, magari dallo slash, comuni omonimi che però fanno parte di regioni diverse. Quindi effettivamente procedere con una join basata sulle stringhe di testo potrebbe diventare particolarmente complesso. Abbiamo a disposizione il CAP, lo zip code, che perlomeno per quanto riguarda le regioni italiane è un campo che è univoco, quindi io un determinato CAP lo posso trovare solo ed esclusivamente dentro una regione. Possiamo sfruttare questa informazione proprio per andare a richiedere il dato geografico a questo servizio di geonames.org e andare in questo modo a completare la nostra base di dato e fare in modo che sia sempre pulita e perfetta. Cioè vedere il sito dove c'è di geonames.org, dove c'è la documentazione. Abbiamo una serie di endpoint diversi, possiamo ricercare dei nomi geografici, possiamo andare a vedere una lookup degli zip, possiamo andare a cercare i populated place, sarebbero praticamente le città, i comuni, i villaggi che stanno vicino ad un determinato posto, quindi abbiamo tutta una serie di informazioni geografiche che possono essere recuperate. Nello specifico, a noi ci interesserà utilizzare la lookup dei postcode, per cui l'endpoint che dovremo andare a creare sarà questa prima parte di stringa che rimane sempre uguale, poi al posto di questo 6600 che c'è nell'esempio andremo a mettere il nostro CAP, quello che arriva dalla nostra colonna zip code, e se stessimo lavorando su country diversi potremmo anche inserire come parametro il country, questo perché lo stesso codice di zip code può essere uguale in più country, e poi dovremo concatenare anche end username uguale e mettere la nostra username, quella con cui ci siamo iscritti al servizio. Andiamo a vedere come possiamo effettivamente in Alteryx sviluppare un qualcosa del genere. Vedete, partiamo con la nostra base di dati dove abbiamo la company ID, lo state, che in realtà dovrebbe essere la regione, e lo zip code. Facciamo un po' di data preparation, questo perché se ci fossero due company che stanno all'interno dello stesso zip code, mi interessa fare una sola richiesta, non voglio abusare, diciamo, del servizio. Quindi andremo a fare una group by sullo zip code per avere un elenco univoco.
Dopodiché, con il formula tool andremo a creare il nostro endpoint. Vedete qui avevo scritto sotto forma di commento l'esempio da ricopiare, quindi la parte che vediamo come al solito in verdognolo è la parte fissa della nostra stringa, dell'endpoint. Dopodiché andiamo a concatenare la colonna zip code, che in questo caso viene trasformata in stringa di testo direttamente all'interno della formula, e poi abbiamo la seconda parte fissa con il codicino IT del country e lo username della persona, in questo caso me, che si è registrata al servizio. Quindi abbiamo creato praticamente 8 URL tutte diverse, dove l'unico parametro che cambia è lo zip code. Tramite ancora come prima il download tool andiamo a settare che vogliamo passare la URL che è scritta nella colonna URL, e anche in questo caso non abbiamo bisogno di andare a decodificare la nostra stringa di testo. Anche in questo caso avremo un download headers che ci darà l'outcome della nostra richiesta, se è andata a buon fine o se ci sono stati dei problemi. Ad esempio, un problema che si può ricevere spesso quando si utilizzano le API, soprattutto quelle gratuite, ad esempio il messaggio, mi pare che sia il 495 che ci dice che abbiamo superato il numero di richieste giornaliere, per cui non possiamo più utilizzare il servizio per tot minuti o tot giorni. E questo, vedete, è il codice JSON che lui ci restituisce. In questo caso è molto più elaborato rispetto a quello di prima dei tassi di cambio, perché ci dà molte più informazioni come risposta. Di nuovo possiamo utilizzare il JSON tool per andare a semplificare la lettura di questo codice. Quindi vedete, abbiamo sempre la parte a sinistra che ci fa capire di che cosa sta parlando questa riga, in questo caso il postal code. Poi abbiamo un numeretto crescente e possiamo, immaginate che questo zip code 2090 possa essere abbinato a più di una città. Vedete, ad esempio, Milano ne abbiamo uno per Assago, uno per Bucinasco, uno per Caleppio, perché sono tutti comuni che fanno parte dello stesso CAP. Quindi praticamente questo numeretto mi serve per capire che questo è il risultato numero uno della richiesta per lo zip code 2090. Poi avremo una seconda riga di risultato, che hanno tutte il numero uno, sempre per la richiesta per lo zip code 2290. Poi abbiamo una riga numero 3, quindi questo numeretto lo possiamo usare come una sorta di identificatore di riga per farmi capire quanti risultati ha generato la richiesta. E poi l'ultimo pezzo, dopo l'ultimo punto, è il nome della colonna. Quindi possiamo utilizzare il text to column per andare a splittare in tre il JSON name. Questo postal code non ci servirà a niente, questo JSON name 2 lo utilizzeremo proprio come ID di riga quando andremo a ribaltare i nostri dati da riga colonna, e i JSON name 3 saranno proprio le intestazioni delle nostre colonne. Infatti dopo abbiamo un crosstab tool che ci permette di prendere righe e ribaltarle in colonne. Gli diciamo di non ribaltare la colonna zip code e la colonna JSON name 2, che è proprio il nostro ID di riga, mentre quello che trova scritto nella colonna JSON 3 saranno le nuove colonne della nostra tabella, quello che trova scritto dentro JSON value string saranno invece i dati all'interno delle colonne. Vedete? Abbiamo l'admin name 1 che corrisponde alla regione, che è proprio l'informazione che noi volevamo recuperare, poi abbiamo anche il codice, la latitudine, la longitudine e il place name. Ora, dato che a noi ci interessa avere l'informazione della regione, se anche lo zip code 1078 è abbinato a due differenti comuni, a me quello che mi interessa in realtà è sempre la regione, che deve essere per forza sempre in comune tra tutti questi due. Quindi posso andare a raggruppare i miei dati per zip code e per admin name 1 e avere un elenco univoco per andare a ampliare il mio input iniziale. Quindi con una join potremo andare a
unire queste informazioni e recuperare questa colonna regione che effettivamente stavamo cercando. L'ultimo esempio che vi farò vedere è un API decisamente più complessa, e arriva da un servizio che è Tableau Server, piattaforma su cui si possono pubblicare le analisi fatte con Tableau per permettere alle persone di leggere queste analisi direttamente da web, quindi condividere le nostre analisi con i colleghi. E in questo caso l'API che andremo a vedere è molto più complessa per il semplice fatto che ci sono in ballo sicurezze di vario genere. Quando io faccio il login all'interno della piattaforma server, il servizio deve sapere io chi sono, che ruolo ho, sono un amministratore, sono un semplice lettore, sono una persona che pubblica le dashboard, in quali aree del Tableau server io effettivamente posso fare l'accesso, quali invece mi sono inibite. Quali oggetti, dashboard e basi di dati effettivamente io posso andare a vedere, interrogare, modificare. Quindi è molto più complessa qui la struttura rispetto ai due esempi precedenti che erano probabilmente più semplici esistenti. E quindi qui il funzionamento è un pochettino diverso. Dovremmo sempre partire con un login. E in questo login verrà richiesto un body della richiesta, che dovrà essere scritto, come potete vedere, in XML. Dovremmo dire chi è lo username che si sta connettendo, qual è la password dello username che si sta connettendo e qual è il site in cui ci vogliamo connettere. Daremo queste informazioni a Tableau Server. Tableau Server controllerà chi siamo, cosa possiamo fare o cosa non possiamo fare, e ci restituirà un authorization token. Dalla prossima richiesta in poi, noi possiamo utilizzare l'API di Tableau Server proprio per gestire in toto il nostro Tableau Server, aggiungere utenti, aggiungere gruppi, far partire refresh dei dati, andare a vedere, avere un elenco di quelli che sono tutte le basi di dati, tutte le analisi, le dashboard fatte. Quindi dalla seconda richiesta in poi, subito dopo aver fatto il login, l'API richiederà di utilizzare un header. Quando vedete meno H negli esempi sta per header della richiesta, in cui dovremo passare un parametro che dovrà chiamarsi x-tableau-out e dovrà contenere proprio il token che ci viene rilasciato dal primo login. Quindi vado ad aprire la documentazione della REST API di Tableau. Partiamo proprio dall'inizio, in cui vengono visualizzate proprio le cose base. Questo è l'elenco di tutti gli endpoint disponibili, però in realtà non ci interessa. Okay, vedete, gli endpoint che dobbiamo creare saranno tutti HTTPS, indirizzo del proprio server, API, poi abbiamo anche la versione dell'API, perché Tableau Server è un applicativo che man mano che vengono rilasciate le nuove versioni ha delle funzionalità in più, quindi delle volte capita che vengano anche aggiunte nuove funzionalità all'interno dell'API, quindi se nella versione 3.8 è stata rilasciata, ad esempio, la possibilità, che ne so, di settare i permessi per i contenuti, io non posso ovviamente usare l'API 2.8 per andare ad utilizzare questo endpoint. E poi abbiamo sempre le nostre URL, che saranno in parte con valori fissi, quelli che vediamo scritti normali, e in parte con valori dinamici, quelli che vediamo scritti in grassetto, in corsivo. Quindi, ad esempio, se vado a vedere come si fa il sign in con l'authentication, vedete abbiamo la richiesta dovrà essere di tipologia POST. Di solito la prima parte dell'API, quella fissa con l'indirizzo del proprio server, non viene mai scritta, si dà per scontato. Dopodiché abbiamo l'API version,
e poi out e sign in. Da documentazione viene richiesto un request body che deve essere scritto esattamente in questo formato. E ci sono poi anche tutta una serie di altri attributi che si possono inserire, che ovviamente vengono descritti dalla documentazione. E la risposta che ci darà questa API questa volta è in XML, quindi mi dirà qual è il mio token di autenticazione che dovrò usare da adesso in poi per fare tutte le altre richieste, l'ID del site a cui mi sono connessa e anche l'ID del mio utente. Quindi, se volessi provare a fare il login all'interno di Tableau Server, parto con una tabellina in cui ho l'indirizzo del server, il site in cui mi voglio andare a connettere, lo username e la password, e partendo proprio da questo posso andare a creare la URL come c'era scritto all'interno della documentazione. Quindi abbiamo questo server che arriva proprio dalla mia colonna server, poi abbiamo API che è un pezzettino di stringa di testo fissa, poi abbiamo questo user API version che in realtà è una costante di un workflow Alteryx, questo perché io questo valore dell'API l'andrò a mettere all'interno di questo flusso magari anche in 20 formula tool. Alla prossima release di Alteryx, scusate, di Tableau Server, non è che ho voglia di aprire 20 tool, formule e andare a cambiare il valore. Ho creato direttamente una costante all'interno del mio workflow, di modo che quando cambierà la versione, io posso cambiare il valore dell'API direttamente all'interno di questo menu e verrà cambiato praticamente ovunque io vada ad utilizzare questa costante all'interno di formule. Dopodiché abbiamo l'ultimo pezzettino di stringa out sign in che è invece fisso. E poi abbiamo il payload. Ci richiedeva questo XML, praticamente sono tutti pezzi fissi a cui andiamo a concatenare lo username e la password. Poi questa funzione che vediamo davanti, escape, XML, meta characters. Se dentro la password o nel nome utente dovessero esserci dei caratteri che non sono validi, non riescono ad essere letti dall'XML, questa formuletta praticamente li rimpiazza già con il relativo codice, valore codificato. Utilizziamo il download tool. Anche questa volta abbiamo selezionato il campo con la URL che abbiamo creato noi all'interno della nostra formula. E sotto la tab payload andiamo a mettere la tipologia post e gli diciamo di prendere come body della richiesta quello che noi siamo andati a scrivere tramite la formula nella colonna payload. Anche in questo caso ci restituirà una risposta con un iters che mi dice se ci sono eventuali errori di sintassi o problemi con il login. E poi abbiamo la risposta che ci viene data, vedete, in formato XML, per cui abbiamo un tool che sta sotto la tab parse che si chiama proprio XML parse, con cui possiamo andare direttamente a leggere i valori che stanno all'interno di un nodo di questo XML. Qui vedete che gli elementi che ci vengono mostrati saranno il token d'accesso che da adesso in poi dovrò sempre utilizzare nelle richieste successive, il site ID a cui ho fatto l'accesso, il nome e la mia user ID. Se adesso volessi, adesso che ho fatto l'ingresso e Tableau sa chi sono, potrei ad esempio voler fare una query per andare a farmi listare tutte le dashboard che ci sono all'interno di quel site. In questo caso la tipologia di richiesta è una GET, perché sto interrogando il servizio, e dovrò scrivere la mia URL come API, API version, site ID che ho recuperato tramite l'interrogazione precedente e poi slash view. Se scendo nella documentazione, questa volta vedo che non ho bisogno di nessun body, tipicamente il body serve solo quando dobbiamo inserire e scrivere qualcosa noi all'interno del servizio.
Quello però di cui abbiamo bisogno, vedete, è questo meno H, che sarebbe il leader della richiesta, in cui quella colonna token che ci è stata restituita dall'interrogazione precedente dovrà chiamarsi x-tableau-out, due punti, e poi dovrà contenere il token che è stato rilasciato dalla prima richiesta. Quindi se torno dentro Alteryx, andiamo a rinominare la nostra colonna che prima era il token. Come il servizio si aspetta, quindi x-tableau-out. Quello che noi impostiamo come nome della colonna sarà praticamente quello che c'è prima dei due punti rispetto alla documentazione che vediamo. Il dato della colonna sarà quello che c'è dopo i due punti ce li mette automaticamente Alteryx. Andiamo a costruire la URL come ce la richiedeva la documentazione. Quindi avremo sempre il valore del nostro server che arriva dalla colonna più API più l'API version che arriva dalla constant, site più site ID, abbiamo la colonna proprio site ID che ci è stata restituita dall'interrogazione precedente, più workbooks, e poi ho aggiunto anche un parametro per farmi restituire 1000 risultati per pagina. Anche in questo caso andiamo a passare l'informazione al download tool, questa volta gli ho detto di utilizzare query workbook intero site, che è il nome che io ho attribuito al mio campo che ho costruito con la formula, e questa volta nella tab headers vedete che vado a flaggare questo x tableau out per dirgli che voglio utilizzarlo come header della richiesta. Anche in questo caso avremo un download headers che mi dirà ok, è andato tutto a buon fine, oppure non ok, c'è qualche problema. E abbiamo l'XML con la richiesta, i dati che noi effettivamente abbiamo richiesto. Con l'XML parse posso dirgli di andare a leggere questi dati XML direttamente in formato tabellare, e vedete, avremo un ID del workbook, il name del workbook, se era stato inserito dentro anche una description, la pagina, la web page da cui arriva, la dimensione del workbook, quando è stato creato, quando è stato aggiornato, se l'extract è stato incriptato, vabbè, tutta una serie comunque di informazioni descrittive sui workbook che ci sono all'interno del nostro ambiente. Quindi immaginando magari di voler gestire la nostra piattaforma server tramite un API, quello che potrei fare è fare di questo flusso una vera e propria macro che possa essere utilizzata da chiunque, anche di chi di API o di cose del genere non ne sa niente. Se vedete, in fondo al mio flusso ho messo questo tool che si chiama Macro Output, quindi sto andando a creare una vera e propria macro. Adesso è talmente semplice che vi smonto l'interfaccia e vi faccio vedere come si costruisce direttamente live. Abbiamo questo tool Interface che ci permette di creare un'interfaccia per fare delle domande. In questo caso io ho bisogno che ogni utente metta l'indirizzo del proprio server, il proprio username e la propria password. Quindi tre textbox sono quello che fanno per me. Eventualmente abbiamo anche proprio delle interfacce per scegliere date, per scegliere valori da un menu a tendina. Abbiamo la possibilità di creare differenti tipi di interfaccia. Questo primo box sarà l'indirizzo del server. E che cosa dovrà fare? L'elemento che viene scritto dall'utente dentro questa interfaccia dovrà entrare in questo text input e andare a aggiornare quello che c'è nella colonna numero 1 alla riga numero 1. Quindi dovrà andare ad aggiornare quello che adesso è il mio indirizzo di server. Un altro box per permettere all'utente di inserire la password. E il nome utente, facciamo prima nome utente. E in questo caso dovrà andare ad aggiornare quello che sarebbe la mia colonna username. Quindi questo action tool gli diciamo aggiorna quello che trovi nella riga numero 1 della cella 3. E poi un altro box
questa volta per invece la password, che potremmo anche mascherare per far uscire gli asterischi al posto del testo, e dovrà questa volta andare ad aggiornare quello che c'è scritto nella mia colonna password. Quindi alla riga 1, colonna numero 4. Io adesso posso salvare questo flusso, aprire un nuovo flow di Alteryx, inserire la mia macro e permettere praticamente a qualsiasi utente di inserire le proprie informazioni e tirare fuori, in questo caso, l'elenco di tutti i workbook. Quindi io potrei mettere http://server.theinformationlab.it, porto 8080, nome utente, questa volta metto il mio. Metto la mia password. Facciamo che al volo vado ad aggiungere anche un altro box per permetterti di scegliere in quale site effettivamente vuoi fare l'accesso. Quindi dovrà andare ad aggiornare quello che adesso è stato definito come Data Academy, che è il nome del site. Salvo la mia interfaccia di nuovo. Se mi sposto nel flusso mi avviserà che è cambiato. Questa volta voglio entrare nel site che si chiama Team Italia e quindi posso mandare in esecuzione il mio flow costruito da qualcun altro e questa volta, vedete, con il mio nome utente dentro un altro site, andare a interrogare dei contenuti completamente diversi. Quindi il bello di poter sviluppare queste cose all'interno di Alteryx è anche che potrebbe bastare anche solo una persona in azienda che effettivamente sa gestire le API e implementarle all'interno di Alteryx, dopodiché possiamo creare dei tool che possono essere utilizzati da tutti, semplicemente mettendo a disposizione in modo, vedete, velocissimo e senza dover scriptare niente. Delle vere e proprie interfacce che ci permettono di condividere questi tool e mettere chiunque a disposizione praticamente di utilizzare degli strumenti come le API.